Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il vostro Andrea TV e oggi, come avrete letto dal titolo, sono qui per dirvi una cosa abbastanza spiacevole che farà male, ma non farà male perché poi quando arriverò a casa dalle vacanze provvederò. Allora, come avrete letto dal titolo e come avrete visto dalla miniatura, ve lo devo dire. Il treppiede medio, cioè questo treppiede medio, ragazzi, ha fallito la sfida di resistenza. Cosa intendo dire per sfida di resistenza? Allora, è una sfida che faccio in tutti i treppiedi io e consiste in vedere se il treppiede è stabile oppure no, per vedere se il treppiede, il cosetto, l'affaretto che tiene il telefono si stacca oppure non si stacca, o magari si rompe o non si rompe. Io cosa ho fatto? Ho fatto la sfida con il treppiede, questo che avevo comprato al discount a 7,50 euro, sto treppiede, sto coso qua. E poi mi sono accorto che era di qualità scarsa, ma vi spiego anche come ho fatto ad accorgermene. Allora, il treppiede, vedete queste molle? Vedete queste molle qua? Vediamo un po' se mette a fuoco. Queste molle. C'era anche il pezzettino che adesso vi vado a prendere un attimino. Eccomi qua, sono ritornato e vi ho preso il pezzettino. Allora, questo è il pezzettino, lo vedete il pezzettino? Questo qua è il pezzettino che andava qua. Vedete, questo pezzettino andava qua così. E vedete che faceva così, ballava un po', eccetera. Insomma, ho fatto la prova di resistenza a tirarlo un pochettino così, visto che gli altri treppiedi non si erano rotti, non volevo che si rompeva neanche questo. Infatti, ragazzi, non è che l'ho tirato, ho fatto un pochettino così, si è rotto. Ma vi faccio vedere anche il pezzo che è volato. Allora, vedete qui? Qua c'è il pezzettino per tenere il treppiede, lo vedete? Per tenere il pezzo sopra. E qui, ragazzi, qui non c'è. Quindi cosa vuol dire? Che ha una leggera pressione, che tu fai così, anche che registri con il telefono e traballa il telefono. Mi è capitato un po' di volte che il telefono cadeva con il pezzettino, perché non era robusto, invece gli altri treppiedi erano robusti. Quindi ragazzi, cosa vi devo dire? Purtroppo questo treppiede qua è economico e costa 7,50 euro ed è stato progettato con lo sputo. Mi pare che sia stato progettato con lo sputo, perché se io tiro un pochettino, ma non tiro, faccio così un pochettino, si spacca facilmente, guardate ragazzi, è stato attaccato con lo sputo, è stato progettato con lo sputo. Comunque ragazzi, cosa farò adesso? Voi vi chiederete, ma Andrea, ma tu sei al mare e rimani senza treppiede? No ragazzi, io non rimango senza treppiede, perché ho il treppiede piccolo, con cosa mi vedete sempre in giro al pomeriggio, e poi ho il treppiede grande, che è quello che è con quello che sto registrando adesso. E che ne sarà di questo? Che ne sarà di questo treppiede? Quando vado a casa, ragazzi, butto questo treppiede qua. Non lo compro più questo treppiede perché ho visto la qualità scarsa che ha questo treppiede e andrò su Amazon e lo comprerò una, perché questo l'ho comprato dal discount. L'ho comprato dal discount.
andrò su Amazon e comprerò il modello che avevo prima. Vi ricordate quel modello bello, polipo, eccetera? Mi comprerò quello perché io con quel modello mi sono trovato bene perché ci è durato un sacco. Questo qua costa 7,50 euro. Quel modello di polipo che avevo io prima costa 20 euro. Vedete voi la qualità, ragazzi? È meglio un treppiede da 7,50 euro o da 20 euro? 20 euro, ragazzi, perché con il treppiede io me lo tengo in mano, faccio così. È importante che non si stacchi e non mi cade per terra il telefono e si spacca. Anche dalle altezze elevate, quando vado a registrare nei centri commerciali e sono al piano secondo, non voglio che il treppiede si stacca la parte del telefono e mi cade il telefono giù e si spacca il telefono. Per provvedere che il telefono non mi cade giù, io ragazzi, quando arriverò a casa mi ricompro il treppiede, quello mio, quello bello da 20 euro. Comunque, ragazzi, e purtroppo quando i treppiedi sono di qualità scarsa, succede questa roba. Comunque, ragazzi, questo video finisce così. Lo so che dispiace anche a voi. Purtroppo, ragazzi, sono treppiedi dal discount pagati pochissimo. Comunque, ragazzi, questo pezzo me lo tengo perché questo pezzo è del treppiede con la telecamera. Del treppiede con la telecamera. Ma aspettate un attimo che sono sul balcone. Ma il treppiede, questo qui, è questo. Il treppiede è questo, lo butto ragazzi, e che me ne faccio? Comunque ragazzi, il video finisce così. Io vi invito a lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non volete perdervi nessuna live, nessun video, nessuno short, eccetera. Condividete questo video con i vostri amici. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!